si chiude lo spazio informativo del TG. A te la linea. Parliamo di donazione del midollo osseo. La donazione può salvare delle vite. Rosa Leanza. Si può donare la vita mettendosi a disposizione per un prelievo di midollo osseo o di cellule staminali. Lo dimostra la storia di Luisa Fuoco, salvata da un anonimo donatore americano. Il mio percorso è stato molto lungo perché è iniziato nel 2008 dopo una diagnosi che ha tardato ad arrivare. E perché ho iniziato a stare male da ottobre del 2008, poi aprile del 2009 mi hanno scoperto la malattia. E per tutto il tempo ho dovuto affrontare terapie di prima, seconda linea, terza linea senza avere risultati, quindi ero quasi sfiduciata, senza speranza. Poi mi hanno detto che c'era questa possibilità di cercare un donatore da registro internazionale e anche qui ho avuto molta paura perché sono pochi i donatori compatibili. Quando mi hanno comunicato che c'era il donatore, effettivamente ce n'erano due, ma uno si è tirato indietro, quindi l'altro era la mia unica speranza. Grazie a Dio anche lui ha portato avanti quello in cui credeva fino in fondo e grazie a lui che adesso sono qui. Mi ha ridato la vita di nuovo. Quando le cellule staminali ematopoietiche contenute nel midollo non producono più globuli rossi, piastrine e globuli bianchi, bisogna intervenire con un trapianto da donatore compatibile, circa 1 su 100.000. Il cittadino si sente come intimorito dalla complessità tecnica, dalle difficoltà delle parole, eccetera. Invece, secondo me, nel trapianto, a parte che il trapianto si svolge in molte settimane, quindi noi conosciamo il paziente, le famiglie molto bene, ma consente la donazione, che è così importante, unica da quel donatore per quel paziente, ebbene, consente, secondo me, alle famiglie, alle persone, di avvicinarsi alla procedura partecipando in modo attivo, consapevoli dell'importanza che uno può avere anche al di fuori del tecnico. Abbiamo fatto dei progressi, però abbiamo capito che non è così facile, non è che uno che ha avuto un incidente e quindi un danno spinale venga iniettato delle cellule nel midollo spinale e quindi a un certo momento guarisce. È molto più complesso e quindi il messaggio che vorrei dare a chi ci ascolta è state attenti soprattutto alla pubblicità fallace che c'è su internet, dove vengono offerte prestazioni di cellule staminali che curano di tutto, dalla calvizia al danno neurologico, perché in realtà oggigiorno dobbiamo essere molto attenti e la vicenda di Stamina in Italia ci insegna che soltanto con le regole possiamo garantire alle persone sicurezza ed efficacia, quindi dare delle cellule di cui sappiamo che non sono dannose e dare cellule di cui speriamo possano essere efficaci. Alla Fondazione Molise Cultura si è parlato della possibilità di aprire in regione un centro specializzato per evitare il fenomeno costoso della migrazione sanitaria. Nel Molise abbiamo iscritti 998 persone. Abbiamo avuto la fortuna di avere già 10 persone che hanno potuto donare il midollo osseo. Abbiamo tanti ceppi che si trovano nella nostra regione, per cui abbiamo maggiore possibilità che i nostri amici donatori possano essere compatibili anche con malati esteri.